Allora, Greta sta dormendo, quindi dobbiamo parlare molto piano perché altrimenti si sveglia. Però, siccome appunto mi avete detto che volete vedere più video di spesa, i tatuaggi, sì, li facciamo vedere, aspetta. Li facciamo un attimo qua, coso da stiro, non toccare che sono caldi. Sì, Gaia, a Gaia le ho comprato un set per fare i tatuaggi, lei me ne ha fatto uno qua, a me l'ha fatto lei. Non la faccia, però madre, e questo è il suo. Perché Gaia è tanto malata, siamo andate dal dottore. Sono andata a fare un pochino di spesa di alcune cose che ho detto. Porca miseria. Dicevo che siamo andate appunto a fare un pochino di spesa perché sono dovuta. Si è svegliata? Sono dovuta andare in una città vicino per portare Gaia dal dottore perché appunto non sta bene e con la scusa sono andata in alcuni negozietti che hanno delle cose che qua non riesco a trovare da nessuna parte. Vabbè, prima di cosa, prima di tutto ho preso la colla per fare lo slime. Sì, amore, la colla per fare lo slime a Gaia e poi ho preso, vabbè, fazzoletti per Gaia e gli ho preso questi qua che di solito non compro mai perché costano un pochino, ma perché si soffia talmente tante volte il naso che ha il naso distrutto, poverina, cioè c'è la proprio che cade a pezzi. Aspetta, amore, che ti pelo la mela. Allora, a parte che ho comprato un libro troppo carino a Gaia, perché Gaia adora leggere, cioè, vabbè, gliele leggo io naturalmente le storie. Sì, di Mowgli, però con tutte le figure da spostare, cioè, è stato proprio carino. Poi, vabbè, abbiamo preso il pane perché ci siamo fatti i panini in stazione. Qua ci saranno le briciole del pane. Va bene. Ok, qua c'è questo qua che dopo la mamma lo guarda. Vediamo cosa c'è. Ho preso allora l'olio di canapa perché lo alterno all'olio di lino, all'olio di canapa. Poi ho trovato finalmente appunto in questo negozio qua la farina di lupini. Costava un botto per essere 250 grammi, però ogni tanto da avere in casa quando magari mi viene da fare qualcosa. E poi la farina anche di lenticchie rosse, anche questa costava tantissimo, non ricordo però parecchio, forse c'è qua. E questo? Boh. Holzburgemüse. Ah no, questa è la come si chiama? La libreria. Poi ho preso la crema di mandorle bianche, principalmente per, vabbè, la mangiamo anche noi, però principalmente per Greta, che comunque perché noi potremmo mangiare adesso anche quelle delle mandorle con la buccia, quindi non bianche. E poi ho preso questa qua che. Dimmi, amore. E certo dopo, amore, sì. E questa invece che è la farina di semi di carrube, l'ho presa perché è un addensante. Quindi magari quando a volte. No, è pongo, amore, quello là. Quello là rosa. Io ho preso un pongo particolare perché appunto siccome Gaia stava tanto male, allora l'ho preso un qualche giochino. Sì, è magico perché se rimane fuori non si secca. Vabbè, vi faccio vedere. È questo pongo qua, appunto questo pongo della Crazy Clay Gummy. Fatto sta che è un pongo che se rimane fuori non si secca, però se si cuoce, si può mettere in forno, diventa di plastica, praticamente come se fosse un portachiavi, comunque quelle cose lì. Vabbè, fatto sta che ho preso la farina di carrube, di semi di carrube. Facciamo delle formine adesso, sì, amore. Che è un Facciamo un addensante. portachiave. Sì, amore, non lo so. Poi ho preso un cetriolo, i cetrioloni qua che ci sono in Germania. Poi ho preso latte d'avena per la colazione. Ho preso questi cereali qua che chi mi segue da tanto sa che prendo sempre questi perché mi piacciono un sacco nello yogurt. Sì, amore. Poi ho trovato gli asparagi in straofferta qua davanti in casa, costavano 2 euro e qualcosa, cosa che al Lidl l'avevo pagata di più. E quindi ne ho preso un mazzo, ma andrò sicuramente in settimana a prenderne altri 2 o 3 Mi fino a vuoi quando mangiare rimane. domani? Cosa? Mi vuoi mangiare? I cereali? Sì, amore. Poi mi sono presa una maschera, non lo so sinceramente, l'ho presa perché la mia pelle Cosa necessita. mettete dentro?
basta. No, muore dentro non si può guardare. Perché se si apre, devo farla. Io adesso non posso farla. Comunque, una maschera del negozio. E poi ho preso di legumi, uno di ceci e uno di fagioli, perché cerco di tenerli in casa, nel senso che quando magari li uso, io generalmente utilizzo quelli secchi, però ragazze, cioè, se siete come me, che siete così con i paraocchi, nel senso che dovete fare sempre tutto voi, ammorbiditevi perché sono sclerate, e quindi ogni tanto avere qualcosa di già pronto in casa non ti ammazza, anzi. E niente, basta. Poi ho preso, vabbè, una forma di pane al farro, per cena, pranzo, una di quelle grandi, così poi ce la tagliamo io e Gaia, boh. E niente, questo qua è quello che ho preso. Si susseguiranno altre cose nel qual caso in cui io andassi nei giorni futuri a fare spese, quindi farò un'unica spesa, un unico video spesa, prima o poi, forse. Allora, settimana scorsa vi avevo fatto un piccolo video spesa perché ero andata a comprare delle cose. Siccome oggi sono riandata a comprare qualcosina, ve lo unisco così poi diventa un video un minimo decente. Anche se, devo dire la verità, che 2 o 3 giorni fa sono andata a fare di nuovo spesa, ma non ce l'ho fatta a farvi vedere le 4 cagatine che avevo comprato e quindi mo non me le ricordo. Ho preso giusto 2 cose che mi ricordo di aver preso, il resto mente vuota. Allora, vabbè, passiamo con quello che mi ricordo che ho preso l'altro giorno. Ho preso questo riso qua, wild, il riso wild, quindi il riso selvaggio. E, vabbè, l'ho preso giusto per cambiare ogni tanto. Ultimamente cuocio tanta quantità di cereale in modo tale da avercelo in frigo, che se c'ho fame me lo posso mangiare. Poi ho preso anche queste barrette qua della Nature Valley, che ho visto che però c'è anche in Italia, e queste qua sono nuove perché prima non c'erano, e sono con avena e cioccolato fondente, e non hanno latte, non hanno niente di tutto ciò. Cioè, sono rimasta stupidissima. Poi Gaia si è voluta comprare al DEM questo qua, che hanno messo una linea nuova, e non lo so, devo dire la verità, era proprio nuova, e lei appena l'ha visto ha voluto prendere questo. Ogni tanto se ne prende di questi bricchettini qua da bere. Poi oggi invece sono andata al mercato. Prima veramente sono andata al supermercato perché mi serviva lo yogurt, e ho comprato al supermercato la rucola perché la usiamo in ogni dove, e al supermercato ho comprato solo la rucola, lo yogurt e le carrated. Però poi sono passata al mercato perché, ah no, al supermercato ho preso anche tutta i fiori, vi faccio vedere, ho preso i fiori per il balcone. Oggi devo per forza fare il balcone perché muoiono. Avevo preso altre piante nei giorni scorsi, ma non ho ancora avuto tempo. Wow. Anche perché pioveva settimana scorsa. Allora, ho preso queste qua, molto carine, fatte così. Di queste ne ho prese parecchie, bianche e rosa. Poi ho preso una di queste che è spurita. Le ho prese perché costavano poco, che è un pochino appunto spurita. Come faccio a non... Come fai tu? Però confido nel fatto che si riprenda una volta piantata. Però mi faceva tanta simpatia, molto carina. Poi ho preso un po' di queste qui, fatte così, tutte colorate, mi piacevano proprio perché fossero colorate, quindi voglio colore, no, era voglio calore quella, ok? E poi ho preso anche chiste qua, un po' di queste qua, però ne ho prese parecchie, cioè adesso vi faccio vedere queste perché sennò mi incasino la vita, però ne ho prese di varie, cioè di questi tipi ne ho prese 2 o 3 per ogni tipo, mi sono riempite di terra, molto bene. Ok, speriamo solo che non abbia riempito ovunque. Sì, non mi ricordo cos'è che ho comprato i giorni scorsi. Vabbè. Sono andata poi al mercato perché il giovedì, la gioia del mio paesino, è che c'è il mercato di frutta e verdura. Cioè, è un mercato con 4 banchi, però c'è questo banco di frutta e verdura che proprio mi dà sempre tanta soddisfazione. E ho preso 2 mazzi di asparagi bianchi che di solito sono carissimi. Li avevo guardati proprio al supermercato, costavano tipo 4 euro. E invece qua, 2 mazzi, 3,50 euro, mentre un mazzo solo 1,90 euro. Quindi tipo io ero la goduria quando ho visto il prezzo, perché avevo guardato al supermercato e costavano 4,80 euro, una cosa del genere, un mazzetto. Poi mi sono presa due kohlrabi. Sì, ogni volta mi dicono le tolgo le foglie, io no, ma che togli le foglie, che le metto nel minestrone, ci faccio le polpette, ci faccio il sugo per la pasta, ma perché le buttate? Cioè,
Ma vi pare che si possano buttare le foglie? C'è gente che proprio al supermercato le arranca via con cattiveria. Invece io le uso. E vabbè, il cavolo rapa, come cavolo si chiama, non ho mai capito. In italiano non l'avevo neanche mai visto in Italia prima di venire qua in Germania. Mi ricordo che i primi anni che lo guardavo e vedevo che lo compravano, dicevo, ma cosa si mangiano? Ma cos'è quella cosa? Invece è proprio lo stronzo del cavolo, il centro. L'ho già detto un miliardo di volte, ma lo adoro. Avete presente il cavolo, il broccolo, il gambo, quello che si taglia, ecco. Io li amo, puliti, buonissimo. Questo qua è come se fosse quello. E poi mi sono presa anche tre bei mazzi di spinacini freschi, che sono spinacioni più che spinacini. Oltretutto, le prime settimane li portavano con tutta la terra, i gambi, proprio anche qua, il kiel, le radici, stella, le radici. L'italiano, questo sconosciuto. E quindi ogni volta mi riempivo casa di terra, cioè non riuscivo a sciacquare. Invece, secondo me, hanno sentito le mie proprio imprecazioni da casa e dalla settimana dopo hanno iniziato a portarli senza più le radici. Grazie, perché ok, le foglie del kohlrabi sì, ma le radici degli spinaci pieni di terra a volte sono un po' così. Niente, questo è quello che ho comprato stamattina praticamente. C'è Greta che mi guarda come se fossi una stralunata, lo so. E basta, sì. Poi l'altro giorno ho comprato una piantina, ma che ve frega pure di quella. E che devo piantare perché anche quella mi sta a morire, se no devo piantarla, ma non c'ho tempo, non c'ho tempo, non c'ho tempo. Io mi creo i lavori, ma poi non c'ho tempo. Cioè, vi dico solo che ieri sera sono andata a dormire dicendo, ah, domani faccio un sacco di cose, pulisco il balcone, pulisco i tappeti. Giro un video perché ho comprato della roba, sono andata a fare shopping. E non sono riuscita a fare niente perché una piccola polpetta che rotola ha deciso di non farmi fare niente fino alle 11 che sono adesso e fra un po' devo andare già a prendere Gaia. Buona serata, no, buona giornata, buon tutto ragazzi, statemi bene, mi raccomando, sempre statemi molto bene.